Eccoci. Siamo adesso qui a inaugurare un altro punto Roma Facile. Siamo in un centro anziani e per noi è estremamente importante poter dislocare sul territorio dove ci sono vari luoghi di aggregazione questi punti che servono proprio per avvicinare di più i cittadini all'amministrazione sfruttando le nuove tecnologie. Spesso le statistiche ci dicono che circa un italiano su quattro non accede a internet per il divario digitale, quindi spesso trovare questi luoghi di aggregazione consente magari di andare più vicino al cuore del problema. E quindi eccoci qui. Sindaco. Di nuovo per lei. Ciao. Grazie. Un applauso! Scusatemi, ma io mi sono preparato un discorsetto di un minuto, signor Sindaco. Solo un minuto. Nel porgere il saluto di benvenuto a nome mio del comitato di gestione dei soci, desidero ringraziarla per aver portato al centro anziani Valli Concatoro l'iFi e aver dotato lo stesso del punto Roma Facile, che naturalmente sarà poi utilizzato anche dai cittadini del quartiere. Tanti ringraziamenti vanno all'assessore Flavia Marzano, che su questo progetto si sta molto spendendo. Voglio ringraziare anche il presidente del municipio, la dottoressa Capoccioli, che io conosco da qualche tempo. Prometto che sarà il nostro massimo impegno per far sì che la disseria abbia un buon successo. Come certamente avranno dato, lo spazio, eppure avendo tutte le carte a regola, abbiamo trovato numerosissimi ostacoli. Sa qualcosa anche la presidente Capoccioli. Capisco i tanti problemi che certamente lei e il suo staff deve affrontare quotidianamente, ma se riuscisse ad avere un domani un po' di tempo, potrei esprimere la mia idea sul suo ampliamento. A nome mio del Comitato di Gestione dei Soci la ringrazio ancora e la auguro. Grazie per averci accolto, grazie per aver ospitato questa iniziativa, per noi è molto importante di appunto accogliere un punto Roma Facile. Come ci spiegava l'assessora Flavia Marzano, che poi magari vi ha qualche parola anche insieme alla Presidente, un italiano su quattro, correggimi se sbaglio, non accede a internet. E quindi è molto importante riuscire ad avvicinare questo strumento, queste nuove tecnologie alle persone e andare direttamente dove queste persone si riuniscono, nei luoghi di aggregazione, perché questa amministrazione vuole parlare con i cittadini, vuole ascoltare i cittadini e quindi qualunque mezzo, incluso quello informatico, è benvenuto.
e quando talvolta non si sa come andare in internet, avere qualcuno che ci aiuta può semplificare questo processo. Per cui vi ringrazio ancora per aver ospitato questo punto Roma Facile, per aprirlo al territorio, perché peraltro rende questo centro, renderà questo centro ancora più un luogo di partecipazione democratica. Quindi vi ringrazio davvero. Un applauso per favore. Grazie, io mi associo ai ringraziamenti, ma anche al Presidente Mariano Solaro, grazie, perché ci ha accolto, ci ha assistito nello sviluppo di questo punto, tutti i soci che immagino non siano stati pochi che hanno collaborato con lei, con noi di sicuro, all'associazione L'Angolo del Computer, in particolare Emanuele Mattei, senza il quale non avremmo potuto venire. Piace dire proprio questa, cioè che insieme possiamo fare di più e meglio, ognuno di noi ci mette il suo pezzettino e quindi sicuramente il fare squadra, voi con l'amministrazione del municipio, con le associazioni, con l'angolo del computer, con chiunque abbia voglia di mettere a disposizione un po' del suo tempo e delle sue competenze, questo è il modo per avvicinare alle tecnologie tutti, perché le tecnologie ci sono per fortuna, nel bene e nel male, ma ci sono anche nel bene, per fortuna possono semplificarci la vita, è quello per cui stiamo lavorando, però bisogna saperle usare, e quindi questi spazi sono proprio strumenti, momenti in cui ci riusciamo a imparare a utilizzarli, e quindi grazie davvero di aver accolto la nostra iniziativa. Grazie Mariano, noi sappiamo quanto è importante questo del nostro territorio, di localizzare questa realtà è fondamentale soprattutto perché qui viviamo direttamente da voi, cioè siamo noi che portiamo servizio qui dentro e voi che ci supportate ad offrirlo a tutti i cittadini, non soltanto per i portatori dal centro ma anche chi viene a fuori, perché per noi è fondamentale questo. Questo è un bellissimo centro anziani, piccolo, molto ben tenuto, molto ben orientato, con un bellissimo parco intorno. L'amministrazione si è impegnata a aiutarvi per renderlo sempre più bello, più ricco e più frequentato. Grazie ancora Mariano, grazie assolutamente alla stessa nazione, grazie a Virginia che ci ha avvicinato in questi momenti. Per cortesia, il comitato di gestione Mario Ponta e tutti
tutti quanti lì che facciamo la fotografia con il sindaco, con le cliente. Andrea, aiutaci a fare un pizzicondito, se no non ce la facciamo a fare un taglio di torta. Oh, il vicino agli anziani, grande, la foto vogliamo fare. Così, però la faccio così. Sì, magari vediamo da sì. Si dite quando posso metterci in là per fare la foto con... Secondo se mi taglio la mano? Abbiamo un gruppo che è la più bella, diciamo sempre. Per quella qualche canzone la potete anche. Sì, magari, magari. Ma se sì. Canzone, cioè, abbiamo anche. Se ha piacere lo possiamo fare. Una sola canzone, non andiamo. Sì, vediamo di coinvolgerla magari. Oggi no. Una canzone romana va bene. Posso? La prepariamo, Mariano. Ah sì, che io non uso però. Dove te la mangi?
a virginia.raggi@comune.roma.it. La dobbiamo far vedere questo cuore, diciamo. Tutto il cuore l'avevamo fatto. Spero che siamo apprezzati. Abbiamo fatto un calendario. Lei voleva fare una cosa lì, poi non si è calato, ma fa calendario, poi sì, magari lei dovrà andare via. Però noi vogliamo stesso. Adesso va, prendo. È già in rete, già online. Sindaca, secondo sindaca. Di qua, di qua. Chi ha fatto il corso vuole partecipare un attimo per fare la foto? Si faccia avanti. Vai Mario, Mario. Allora sì. Qualche volontario? Uno che ha fatto il corso. Vieni, vai. Vieni un attimo, vai quando l'abbiamo trovato. Vieni qua. Mettiti seduto. Mettiti, dobbiamo fare la foto. Bravo. Ok. Dagli una mano, c'è la foto. Dai, guarda. Anche se ci sono. Ah, beh. Siamo a fare Boccadoro, la zona, questa è casa, questa qui è Campo di Bocce, questa è tutta quanta la cosa, poi come il nostro centro, il quadro che abbiamo fatto fare il nostro centro iniziale, che è quello qua, poi ci sono. Noi abbiamo fatto questo. Grazie. Lo vorrei regalare all'assessore. Vediamo di più la luce, però lei non viene. Che le hanno fatto? Ah, va bene. Buon lavoro. Grazie. Grazie a voi. Dai, forza. Grazie. Io addirittura una potenza. Cortesemente, se ci mettiamo tutti seduti, poi il signor sindaco si fa dietro, seduto dietro. Il sindaco fa una fotografia con sullo sfondo tutti quanti noi. Se cortesemente ci mettiamo tutti verso. Non abbiamo fatto nessuno.
Ci spostiamo un po' indietro perché glielo stiamo togliendo spazio. Pronto? Pronto a tutti i fotografi. Se i signori vanno indietro, mo viene anche la sindaca. Perché se no? Io lo dico quello che dicono loro. Vi preghiamo, l'ennesima volta, spostiamoci un attimo. Facciamo la foto di gruppo tutti insieme. Dai, statevi indietro. Però dovete andare proprio indietro. Dobbiamo fare ancora. Queste sono le occasioni in cui finalmente uno vede il risultato del lavoro che fa. La soddisfazione è tantissima, la fatica è stata tanta ma non serve più. Adesso siamo contenti di vedere i risultati del lavoro che facciamo, una meraviglia. Grazie anche a tutte le persone che hanno collaborato a questa cosa che veramente è stata fantastica. Continueremo a farne ancora. Grazie davvero. Allora, adesso quello di gruppo. Con me nessuno sa fare la parte di loro. Facciamo un po' loro che hanno fatto la parte. Certo, allora grazie a voi. In America, Stiamo approfittando troppo dell'educazione del sindaco. Grazie. Per favore. Solo io sulla mia macchinetta. Adesso
adesso mio marito viene lui, faccio anche inizia lui e poi posso anche lei, raccomando. Ecco, vedi, bravi ragazzi. Beh, speriamo più brava che bella, via. Poi lei, ma poi tutte le parti del mondo hanno, se ci riesco qualcuno che me la fa, me la fai una, bisogna insistere, ma non ce l'ho, non c'è più educazione civica, ma mi parrebbe anche una cosa, mi parrebbe anche giusto sulla mia macchinetta, non c'è sulla mia macchinetta. Beh, no, ma non ho capito, sono se... non ho capito, me la mando, grazie. Bene, fatto. Okay. Bellissimo, è stata tutto possibile, sono dei falsi. Vabbè, poi. Sì. Lui è simpatico, dov'è? Dov'è l'insegnante? Io l'avevo visto. Emanuele è grande, Emanuele è grande, eh! Era in fila per la torta pure lui. Eccola. Il presidente è un presidente. No, il lavoro lo fa bene. Con voi e vedere che avete partecipato attivamente. Purtroppo è quello che tante cose ci fanno. Noi confidiamo nella sua grinta. Confidiamo nella sua grinta. Quella non manca. Se noi andiamo a venire. Non vuole fare la fotografia? Non vuole fare la fotografia? Non vuole fare la fotografia?
Ciao. Ciao. No, ma torno.